Ogni giorno, 24 ore su 24, notizie, politica, cronaca, attualità, foto, video e annunci dell'area ovest di Milano solo su www.mi-lorenteggio.com. Siamo con Franco Commisso, che è cantante corsichese. Esatto, giusto? Esatto, certo. Ti ritieni di Corsico, quindi, certo, nel senso che... Sì, assolutamente. Niente, Franco, raccontaci un po' la tua esperienza, che cosa hai fatto e soprattutto la grandissima novità di questi giorni che sta impazzando su tutte le radio locali d'Italia. Beh, sì, diciamo che in questo periodo è uscito il mio singolo, per cui c'è questo mio singolo in giro su 300 radio a livello nazionale, e si intitola Grida ed è un po', diciamo, il resoconto di tutti questi anni di spettacoli, di tour in giro, di... Come hai cominciato? Ho iniziato da piccolissimo, proprio con lo Zecchino d'Oro. Ah, proprio sei nato per la musica. Sono nato per la musica. Ce l'hai dentro nel sangue. Devo dire di sì, ma proprio fisicamente, perché mi ricordo proprio anche delle situazioni dove anche solo il camminare per la strada, il correre, il ritmo lo teneva la canzone che mi girava per la testa, nel senso che comunque c'era sempre una canzoncina, c'era sempre una parte musicale dentro di me che mi dava l'andatura, il ritmo della mia vita, e questa cosa continua tuttora ed è molto presente e mi ha sempre accompagnato ovunque. Ecco. E poi com'è proseguita la tua esperienza dopo lo Zecchino d'Oro? La tua passione è cresciuta a livello locale come tutti i giovani, ossia con i gruppi, oppure hai avuto un'esperienza diversa? No, diciamo che dopo lo Zecchino d'Oro c'è stato appunto il contatto, parte con gli amici e tutto quanto, questa voglia di farsi conoscere, di creare una band e poi di mettersi in strada, proprio perché tra Emergenza Rock, Rock Target Italia, tutte le varie manifestazioni, diciamo, di musica giovane sono state... nutrimento proprio per poi andare avanti, scrivere, fare e comporre tutto il resto. Sei appena tornato da una tournée in Corea, se non ero, no? Leggevo in una rassegna stampa. Ma sì, questo è successo un po' di anni fa, sono stato appunto in Corea c'è stata una manifestazione dove promuovevano prodotti italiani, per cui dai vestiti alle grandi marche di alimentari e roba del genere. E sono andato in Corea io e altre persone, eravamo io e una ragazza a cantare, poi c'era un'altra che invece leggeva le carte e un'altra ancora invece che faceva proprio il made in Italy, sì, esportato made in Italy. E faceva tipo con i carboncini i ritratti. È stata una bella esperienza perché sono stati 40 giorni, 20 a Seoul, 20 a Sewong, dove appunto il contatto con una realtà completamente diversa dalla nostra, perché totalmente cultura diversa, dagli usi ai costumi, veramente, perché ti trovavi la gente magari accovacciata per la strada, eri così, piegata in questo modo, magari anche vecchietti in questo modo, dici ma cosa fanno quelli lì? Poi vai a scoprire che aspettavano l'autobus e loro non avevano le panchine, erano così, e tu vedevi la miriade di gente magari in mezzo alla strada che aspettava l'autobus. Quindi un successo anche a Seoul. Ma Seoul è stato un'emozione grandissima, perché il bello è che cantavi magari i classici italiani, tipo Volare, tipo, che ne so, Sarà perché ti amo, per dire, sì, roba del genere, i classici della canzone italiana, e ti vedevi i coreani che saltavano e cantavano anche loro nella loro lingua. Cioè, quindi siamo arrivati fenomenale, veramente, sì, stupendo. Mentre i testi delle tue canzoni chi li scrive? Li scrivo io. Le scrivi te, testi, quindi... di musica, sì, sono ispirati dalla mia esperienza, da quello e che... E cosa racconti nel tuo esempio, Ingridami? In Grida cosa canti? In Grida è un po' un inno ad abbandonare tutte quelle cose che ti legano a, diciamo, alle cose futili che ci sono intorno a te, o le cose che impediscono di essere te stesso, di tirar fuori quella che è la tua personalità.
e questo appunto, questo urlo, grida, è proprio un voler tirar fuori quella che è la tua persona per esprimerla nel migliore dei modi possibili. E il video dove è girato? Se non ero a Corsico, Cesano? No, allora, Grida è stato girato in Puglia, in un capannone dismesso e in un altro posto. C'è un altro lavoro invece che gira su internet. Infatti, mi riferivo a questo qua che è molto più... che potete vedere tranquillamente. Lì invece è girato proprio qua in zona, a Corsico, sui Navigli, in una palestra in zona, e tutte, diciamo, posti locali che proprio... nel video non sembrano i luoghi di tutti i giorni. Esatto. Che diventano fonte di questa tua esperienza, esatto, certo, di questo tuo testo. Infatti.